Sono quasi 48.000 in Veneto le dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca somministrate, di queste poco più di 17.000 fanno parte del famigerato lotto ritirato in via cautelativa ieri da AIFA dopo alcuni casi di effetti avversi molto gravi. Le dosi di questo lotto giunte in Veneto sono poco più di 20.000. Arrivata la comunicazione AIFA ne rimanevano immagazzinate circa 3.000. A dare tutti i numeri in un'operazione trasparenza è stata oggi nel corso del consueto punto stampa della Regione, nella sede della Protezione Civile di Marghera, la dirigente della Prevenzione Veneto, Francesca Russo. La dottoressa ha spiegato che al momento non si sono rilevate reazioni avverse gravi. Le 17.000 dosi del lotto incriminato sono state somministrate nelle ULS 1, 2, 5, 6 e per quel che riguarda il Vicentino, 1.682 ULS 7 Pedemontana, 4.272 ULS 8 Berica. Sulle 47.877 dosi AstraZeneca inoculate fino a questa mattina, ha specificato la dottoressa Russo, abbiamo verificato la presenza di effetti collaterali importanti. In tutto ci sono state segnalate finora 349 reazioni avverse, delle quali solo 12 più importanti e di tipo sistemico, come febbre sopra i 38 gradi, cefalea, sintomi più complessi. Due casi dei 12 sono relativi a reazioni allergiche. Nessuna persona è grave. Specifico però che delle 12 reazioni più impegnative, 7 all'8 che è stato ritirato. In ogni caso, tutte le reazioni sono state registrate e sono provviste di scheda tecnica, come normalmente si fa con il farmaco di sorveglianza.